È per le autorità militari, è
è per la nostra Chiesa diocesana, è per i tanti confratelli sacerdoti che si sono resi presenti in diverso modo in questi giorni di festa, è per il nostro Vescovo Ambrogio, è per il caro amico Vescovo Paolo, che ringrazio per la sua presenza, per la stima e la fraternità sacerdotale. È per la fine di ogni guerra, è per l'ottenimento della pace, è per tutti coloro che ho incontrato e che mi hanno chiesto di ricordarli e di raccomandarli alla Madonna. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della vita noi avvertiamo la tua presenza e partecipiamo al battito del tuo cuore che infonde coraggio e serenità. O Maria, mamma nostra cara, dopo l'annuncio del Vangelo tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla nel suo delicato momento di vita, come continui a fare per questo popolo. In fretta ci vieni in soccorso, continua a venire nelle nostre case, riempile della luce e del conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, grazie perché sei venuta a visitarci, grazie perché non ci abbandona mai. Aiutaci stasera a salire in alto con te. Thank you.
Insegnaci il tuo sì, rimettici stasera in cammino con te, spingici a salire in alto, a non accontentarci dei sentieri scontati e camuffati dalle soddisfazioni facili. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo talvolta appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma riconosciamo di essere ancora troppo stonati. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appesantisce, la via della purezza colma d'amore. Maria, dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì con te. Restaci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga secondo la tua parola, parola d'amore e di gioia per tutti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Che l'abbiamo visto nei tuoi occhi,
che abbiamo sentito la stessa gioia che poi cantato nel Magnificat per coloro che cercano Lui. Maria, siamo poveri come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, vogliamo vedere Gesù. Aiutaci a ricercare sempre il suo volto, ad innamorarci della sua parola, desiderando di servire sempre con amore la sua Chiesa. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sempre e ovunque. O
O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano dei messaggi, i nostri sorrisi siano degli abbracci di pace e i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta delle nostre case per condividere la festa della vita e diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la vera festa è Dio, accolto e amato nello scorrere della vita nella sua ferialità, come lo contempliamo realizzato in te, donna semplice, umile, madre di tutti i giorni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria. Yeah.
dell'eterna gloria. Oh.
Tu hai camminato fino da me, madre, fino da me, sorella. Tu sei venuta in fretta colmando questa casa di stupore. Ora, ben più di una festa, lega tutti noi, qui riuniti da ogni parte per salutarti. E così vicini, possiamo contemplare ancora dal tuo grembo la maternità che raggiunge le donne e gli uomini del mondo. Nella tua maternità è bello ritrovarci figli e fratelli. Nella tua verginità, come in un fuoco nuovo, si purifica tutto. Le prove, le fatiche, le ferite, le attese, i sogni, le speranze che abbiamo nel cuore. Ritroviamo finalmente uno sguardo d'amore, quello del tuo figlio, che ci ridona pace anche se il mondo è in guerra. Dio ha scelto di nascere da una donna, da te, madre, egli ha preso la vita. E al ritmo di così tanta vita il mio cuore mi fa danzare. Ravviva e rinnova in tutti noi il desiderio di donarci, per essere pellegrini di speranza, testimoni di speranza, gioiosi e coraggiosi nella vita quotidiana, sulle strade del mondo. Madonna del suffragio, prega per noi. Lo ringraziamo per il dono di questa preghiera che Don Paolo ci lascia. In un passaggio nella conclusione mi ha colpito come Don Paolo già ci ha rimandato all'anno prossimo, perché ha fatto richiamo a Maria quale modello di noi pellegrini di speranza. E questo è il tema dell'anno giubilare, che il 2025 ci farà vedere. Grazie di cuore Don Paolo, il nostro Fernando potrà allora consegnarti questa immagine. Su quel pollice della mano sinistra l'anello del cardinal Comastri, nel cuore della Madonna quelle sue parole che riassumono tutti noi. Madonnina mia, tu sai, da te aspettiamo le risposte a ciò che ti stiamo chiedendo. Grazie. Signore, ora e sempre, il nostro aiuto è nel nome del Signore. E nel nome del Signore.
Grazie.
nostra Signora del Suffragio, con la benedizione che vorrei darvi adesso per benedizione. Grazie. E